Bentornati nella mia stanza e oggi vorrei iniziare una nuova serie, diciamo. Praticamente alla fine di ogni mese metterò un video in cui parlo di alcune, diciamo, categorie delle cose che mi sono piaciute e non di quel mese. Quindi sarà questo video, questa serie si chiamerà Quel che accade a e poi il mese. Quindi benvenuti nel video di Quel che accade ad ottobre, anche se siamo a novembre. Cominciamo subito con la prima categoria, ovvero l'outfit Lolita del mese. E l'outfit di questo mese è quello che indosso, quindi questa semplice maglietta. Tutte le marche e il link ai siti li metterò nell'info box, quindi. Questa l'avevo presa a Londra tempo fa, è a tre quarti, quindi perfetta per questo periodo che fa, perlomeno qua in Sardegna, non si sa come vestirsi, quindi tipo c'è caldo, poi c'è freddo, poi c'è caldo, quindi non si sa. E poi la gonna, quella che uso sempre, di bodyline nera, semplice, e basta. Quindi questo è il mio outfit del mese. Poi, seconda categoria, il capo d'abbigliamento del mese è questo. È un giubbottino a copelle, nero. L'avevo preso dall'UVS, però non nella mia città. È così, ha delle zip nei polsi ed è corto, cioè non è lunghissimo. È carino perché dietro ha queste zip e non è proprio dritto, è un po' a V, diciamo una piccola codina, ed è perfetto per questa gonna perché arriva proprio a coprire il corpetto e quindi ci sta benissimo, perché di solito le giacche corte non vanno bene con tutti gli outfit, perché poi magari sbuca la gonna, cioè non sbuca la gonna, sbuca magari la maglietta o la camicia, e quindi non è tanto carino. Quindi questo è promosso, cioè è bellissimo, lo sto usando tipo ogni giorno. L'unica cosa è che non fa tanto caldo, perché poi di sera qua c'è tipo il gelo polare, quindi. Seconda categoria, il make-up del mese che mi è piaciuto è questo qua. È una mascara della Essence, si chiama Lash Princess, ed è tantissimo carino oltretutto, perché mi piace un sacco il packaging. Questa cosa è gommina, quindi è morbidoso, e dietro ha una piccola corsettatura. La cosa carina è che ha uno scovolino particolare ed è fatto così, non si vede, è, diciamo, rigonfio sopra, e quindi tipo sembra una piuma, un po' mi ricorda. È tanto carino e fa le ciglia molto naturali e lunghe, poi, quindi davvero molto carino, consigliatissimo oltretutto per quello che costa, forse 2-3 euro, quindi prendetelo se ne avete la possibilità. Poi, sempre dall'OVS, perché li vendono lì, il profumo del mese è un profumo Shaka, profumo, un'acqua profumata. Questa è al biscotto e devo dire che ha davvero odore di biscotto ed è una cosa bellissima, perché io adoro le cose dolci, adoro i biscotti, e quindi che buono, è strabuono, consigliatissimo. Anche tutte le altre sembravano meravigliose. Poi, passando all'accessorio del mese, questa tipo la sto usando ogni giorno, tutti i giorni, ed è la collana di The Elder Scrolls Online, ed è un Ouroboros con una testa di drago, una di leone e una di grifone, mi pare. Sì, è un grifone. Questa l'ho presa da Lamp ed è bellissima, cioè è meravigliosa. Quindi la collana del mese è lei. Poi, gioco del mese, che non è proprio un preferito, ma neanche proprio un bocciato, quindi Dragon's Dogma. Su questo ho fatto una recensione a parte, quindi per chi volesse vederla la metto nell'info, anche quella. È carino, giocabile per passare il tempo, ma niente di trascendentale. La serie del mese, poi, cosa volete che sia la serie di questo mese? La serie di ottobre è The Walking Dead, ovviamente, la quinta stagione. Se non l'avete vista, guardatela, perché cioè, è qualcosa di meraviglioso. Io sono rimasta allibita, cioè, meraviglioso davvero.
Passiamo alla prossima categoria, categoria manga. Il manga del mese sono loro, All You Need Is Kill. Praticamente sono solo due volumi, meraviglia. E da questo manga è stato tratto il film di, mi pare, Tom Cruise, che abbia interpretato Tom Cruise. Si chiama The Edge of Tomorrow. Se l'avete visto il film, tipo, hanno preso due cose dal manga, ovvero, diciamo, l'incipit della storia e i cattivi. Ma il nome dei cattivi, perché non gli assomigliano per niente. Quindi il finale, oltretutto, è completamente cambiato. Quindi leggete il manga, è davvero molto, molto migliore, molto meglio. 10 volte meglio, molto. Anche perché io ho visto prima il film e ho detto, ma carino, dai, passabile. Poi ho letto il manga, 10 volte meglio, tipo, oh, meraviglioso, all'ennesima potenza. Quindi, consigliato. Le decorazioni del mese, invece, sono, non so se lo vedete, ho aggiunto dei piccoli corvi lì, nell'armadio. Ora non si vedono molto, però magari vi metto una foto, anzi qualche foto l'ho già messa sulla pagina Facebook. Li devo anche finire di mettere su quest'armadio e poi finire di sistemare un attimo, perché sto decidendo di cambiare un po' di cose nella camera e quindi sto riarredando, diciamo. Ma passiamo avanti con il film del mese, non quello che ho guardato più volte, ma quello che ho comprato questo mese, ed è I Sospiri del mio cuore. Per chi non lo sapesse, io sto facendo la collezione dei DVD. Sono a buon punto, devo dire. Mi pare che me ne manchino 3 o 4, non sono molti. Quindi è carino. Non uno dei miei preferiti, ma è carino. Una storia romantica, ovviamente. In questo film c'è una delle canzoni tipo che ho cantato in questo periodo sempre, praticamente, che è Country Roads, in giapponese. È davvero meravigliosa, quindi io lo riguarderò in giapponese solo per quella canzone. Poi, stiamo arrivando alla fine delle categorie, con il dolci. Quindi, il dolce del mese l'ho provato la volta scorsa, è velocissimo ed è meraviglioso, è buonissimo, oltretutto cuoce in 10 minuti forse, quindi ve lo consiglio, se volete poi la ricetta me la chiederete. Ed è il lava cake. Ora non posso farvelo vedere, però è praticamente una tortina, così, più o meno, così grande. E come la tagliate, c'è dentro il cioccolato ancora sciolto, e quindi è tipo una cosa bellissima, è veloce, facile e buonissima, e quindi farete un figurone se fate quella. Poi magari, se volete, un giorno vi farò vedere come si fa. E l'ultima categoria, siamo arrivati al succo della questione, l'ultima categoria è il canale del mese, e il canale del mese è Sweet Lolita Cucina. Lei è una mia grandissima amica che fa video di cucina, quindi magari ve la proporrà lei questa ricetta. E lei praticamente fa ricette però per persone intolleranti al lattosio o anche senza glutine, queste cose un po', diciamo, alternative, più che altro perché sia io che lei siamo intolleranti al lattosio, quindi dobbiamo fare delle ricette particolari, senza latte, senza margarina, senza quello, senza quell'altro. E quindi è una grande cosa, perlomeno per me, che ogni volta devo star lì, cerca una ricetta, ok, adesso trovala senza lattosio, senza niente di quelle cose. E quindi è davvero una gran cosa. Io la saluto, ciao Steffi. E noi ci vediamo al prossimo mese con un'altra carrellata di quel che è accaduto a novembre. Potete seguirmi su Instagram, Facebook, Google, vi metterò tutto quello che volete nell'info box. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!